Sono qui alle 4 del 1983 e sono molto contenta di essere qui al quartiere 4 e io non sono fiorentina e mi sono sentita molto bene accolta. E secondo me appunto quella realtà in cui siamo stasera è una delle realtà che ha contribuito a rendere il quartiere quello che è. Allora, io riprendendo, avrei tante cose da dire ma ho solo 5 minuti quindi stringo al massimo. Riprendendo la frase che è diciamo, il leitmotiv del nostro incontro, insieme si può, mi piacerebbe sentire a questo punto ciascuno di noi cosa può fare per fare insieme, per ottenere questo bene comune tutti quanti insieme. Ecco. Mi sarebbe piaciuto in particolare, io sono venuta qui più che per parlare, ero venuta qui per sentire i nostri rappresentanti eletti in Parlamento e mi sarebbe piaciuto da loro sentire cosa avrebbero potuto fare di concreto, anche una cosa piccola, per ottenere questo risultato. Insieme si può. Io vi confesso che porto qui la mia delusione per aver probabilmente in modo sporadico, io non sono una che non ha mai fatto politica e che per tanti motivi si è impegnata in modo saltuario in tante cose, però sento come anche tante altre persone questa disaffezione nei confronti della politica, perché via via che si è cercato di fare qualcosa, andare a votare referendum, fare le cacerolas 2 anni fa tutti i sabati mattina in centro a Firenze eccetera, e poi non si fa niente perché le cose vanno sempre per conto suo. C'è stato un referendum sui beni comuni 2 anni fa se non mi sbaglio, assolutamente come per l'appunto acqua fresca. Mi sarebbe piaciuto magari sentir dire sì, noi ci daremo da fare perché il referendum venga, la volontà popolare espressa dal referendum venga finalmente attuata. Questo dai nostri rappresentanti in Parlamento. Mi piacerebbe anche sentire, e io in qualche modo cerco di farlo nel mio piccolo, da tutti quanti gli altri, perché ognuno al proprio livello può fare qualche cosa. Parliamo di crisi, benissimo, io non sono un economista a livello internazionale, sono giusto una che si guarda il portafoglio quanti soldi ha, però per esempio partendo da una piccola cosa voglio fare pubblicità a un'iniziativa che viene fatta mi sembra il secondo sabato di ogni mese alla biblioteca del Violotto, la biblioteca di Via Canova, che è una biblioteca bellissima, che è uno dei fiori all'occhiello del nostro quartiere e che non presta solo libri ma presta anche spazi per fare tante iniziative. Il secondo sabato di ogni mese c'è una manifestazione chiamata Agricolture, che è praticamente un mercato di prodotti diciamo biologici a possibilmente chilometri zero. Ora a Firenze è difficile arrivare al chilometro zero perché a Firenze in realtà ci sono a chilometri zero ci sono solo strade, autostrade, centri commerciali, però andando un pochino più lontano se ne trovano tante. Io invito tutti quanti voi, se non ci siete ancora stati, ad andarci. Sì, c'entra, perché la crisi economica si combatte anche valorizzando quelli che sono i prodotti del proprio territorio, che danno lavoro a ragazzi, e guardate che tutti quelli che sono a questi banchini sono tutte persone molto giovani, che si sono rimboccate le maniche, non hanno aspettato gli interventi del governo né di nessun ente pubblico, e si sono messi a lavorare su terreni che erano anche abbandonati, quindi secondo me. Io sono Mario Bencivenni, vivo dal 53 a Livorotto, salvo qualche breve periodo, sono un pensionato, ho fatto l'insegnante fino all'anno scorso. E
Vorrei uscire un attimo, mi sembra l'iniziativa di stasera è importante anche perché noi ci diciamo quello che siamo, da dove veniamo, visto che ci sono dei nostri rappresentanti che sono stati eletti con il Parlamento. Però vorrei cogliere questi 5 minuti e sforzarmi di brevemente e sinteticamente, magari scusandomi per lo schematismo, di provare a far capire a queste persone che sono state elette e che sono qui stasera e che ringrazio di essere venuta a confrontarsi e a discutere con noi di cosa voglia dire rappresentare dei cittadini in Parlamento, quali sono alcune emergenze, perché credo che questo appello che abbiamo fatto, io sono uno di quelli che ha lavorato insieme a tanti altri la comunità a stenderlo, è un esempio di come insieme anche da posizioni diverse si può trovare dei punti che si ritiene importanti in questo momento. Per esempio, che queste elezioni, che qualcuno ha visto come un dato traumatico e tremendo, siano una grande opportunità. Perché al di là di quello che si pensi, per esempio, alcuni risultati sono straordinari, senza i quali non ci sarebbe mai stata una Presidente della Camera come quella che abbiamo oggi in questo momento. Io parto da questo dato, che è un dato molto confortante. Non ho votato SEL, ringrazio SEL di aver candidato e portato in Parlamento una persona che non era di SEL, perché mi sembra di aver capito che questa persona era non iscritta a SEL, che è una persona di grande qualità e spessore che rappresenta un cambiamento, oltre ad essere una donna, nelle istituzioni dello Stato. Il problema di fondo qual è? Che questo appello non può essere interpretato come un appello, secondo me, di dire cerchiamo di volersi bene, di incontrarsi e di risolvere. Vuol dire che ci sono delle opportunità, o si colgono o altrimenti non è che si può continuare a fare appelli moralistici. La politica, che è una cosa nobilissima, ma è anche una cosa molto difficile e concreta proprio per le difficoltà, eccetera, presuppone dei risultati, presuppone non parole che servono spesso per ma fatti. Allora, volevo ripartire dal fatto che mi ha anticipato l'Astri appunto dei supplenti. È gravissimo, anch'io l'ho sentito come ex insegnante vergognoso. Tra le tante ipotesi avrei suggerito di dividere fra tutti i supplenti, ma poi mi è venuta un'altra riflessione. Ma quale indignazione, quale movimento c'è stato dopo questa affermazione? E non è accettabile, Lastri, che noi abbiamo rappresentanti pubblici nello Stato che pigliano stipendi 10 volte quelle di un insegnante. A Roma, nel Lazio, non li prendeva solo Batman 10.000 euro al mese. Non voglio fare demagogia e populismo, è un dato reale che la gente capisce. Se mancano gli stipendi per gli insegnanti, non è solo colpa del governo Berlusconi, è colpa anche di un sistema ormai di partiti che ha occupato il potere, che è diventato una casta, perché in una crisi drammatica come questa, dove nelle famiglie se c'è la crisi ci si aiuta, chi ha di più dà, chi ha di meno, noi abbiamo rappresentanti che non si vergognano di prendere stipendi dai 7.000 a 10.000 euro e oltre benefit. E non è dire che la politica, se non è così, la faranno solo i ricchi, perché il Movimento 5 Stelle ha dimostrato che c'è una situazione che sta cambiando radicalmente con la rete, col fatto che la gente si ritrova in chiacchiera e parla fra di sé, trova anche delle strade diverse, altrimenti questo risultato del Movimento 5 Stelle sarebbe stato impensabile. E non è perché Grillo è bravo e accattivante e basta, ma perché c'è, io guardate, vi assicuro che nella realtà che conosco meglio come comitati, di chi si batte contro l'inceneritore, di chi si batte contro le grandi opere inutili, altro problema, noi continuiamo a sostenere come ipotesi di sviluppo di questo paese le grandi opere inutili, ma non abbiamo i soldi per pagare dei supplenti e ci scandalizziamo se poi i supplenti non vengano pagati. Ecco, l'appello nostro, e mi rivolgo a chi è qui stasera e chi è nelle istituzioni, vuole essere questo. Vorrebbe anche far capire che la condivisione nasce da un fatto, che chi è stato eletto non è stato eletto dal partito, anche se abbiamo una legge schifosa che fa sì che i partiti propongano loro chi deve essere eletto, ma è stato eletto innanzitutto dal popolo. E vi invito, Movimento 5 Stelle, PD, SEL, per quello che potete, di ricordarvi questo, che di fronte a tutte le scelte urgenti, primarie, poi ne faremo anche altre, se non sarà possibile con questo quadro si rifaranno le elezioni, ma le prime cose da fare, per esempio stabilire che i partiti non debbano più occupare le istituzioni, ma debbano esercitarle nel nome del popolo, va bene? E si deve fare. E allora ricordatevi che prima anche quello che vi dice il partito dovreste trovare, se ci sono punti su cui poi a parole si dice siamo tutti d'accordo, perché qui vi ho sentito tutti entusiasti, Mario, delle cose che sono state dette. 30 secondi. Sì, finivo proprio con questo. Ricordatevi che c'è un mandato che è questo, che può andare anche oltre il partito che vi ha
messo nelle liste, perché è più importante chi vi ha votato che chi vi ha messo nelle liste. E credo che questo sia l'elemento fondamentale su cui si può portare una condivisione, una novità, senza la quale ho paura che le cose non è che possano migliorare velocemente. Prima intanto ringraziare per questa serata, perché ho sentito parlare di politica. Nel mio partito, il Partito Democratico, molto spesso ce ne dimentichiamo, e sono felicissimo di aver incontrato tantissime persone che finalmente parlano un po' di politica e si divertono a farlo. E io sono veramente felice, perché dopo stare a passare riunioni a parlare del partito che non funziona, funziona poco, parlare in questo modo è veramente bello. E mi ricordo il motivo per cui ho detto 5 anni fa che volevo iniziare a fare politica, 15 anni. Ecco, io il 25 febbraio mi è presa malissimo, si dice, ragazzi, ero disperato, mi sono chiesto ma perché è finito, sono andato così le elezioni, avevamo tantissimi punti di vantaggio e non abbiamo vinto, e il Movimento 5 Stelle ha preso tantissimi voti. Il giorno dopo essere stato alla manifestazione della Shellbox a Empoli, ho detto va bene, dai, il Movimento 5 Stelle ci darà una mano, noi per il Partito Democratico a cambiare, ci darà la possibilità, come diceva il signor Mario, di eleggere Laura Boldrini presidente della Camera. E poi ho visto che non è stato così. Io durante la campagna elettorale ho girato in tutta la Toscana con un pulmino arancione in cui c'era scritto proprio lo slogan di stasera: insieme si può. Questo è lo slogan dei giovani democratici della Toscana durante la campagna elettorale. Abbiamo visitato aziende, scuole, cassi integrati, ragazzi che lavorano nelle nuove tecnologie, e abbiamo cercato di dire che insieme a questa parte di mondo si può cambiare, ragazzi che hanno tutti sotto i 30 anni. E noi siamo detto, ok, insieme si può. E perché il Parlamento non funziona così? Perché il Movimento 5 Stelle non ci dà questa possibilità di cambiare? Il Parlamento, il 70% dei parlamentari è nuovo. Per la prima volta nella storia c'è la possibilità di cambiare in meglio. Ed siamo stati capaci di mantenere il governo Monti in carica. Per gli egoismi di alcuni partiti che non volevano assumersi la responsabilità di dire che era giusto cambiare. È difficile. A me tutto un certo unanimismo che vedevo all'inizio onestamente mi disturbava, perché non siamo tutti uguali. Io per esempio non sono una trottola, ovvero sia, non sono uno che ha militato in tutti i partiti fino a stamani mattina. Io ho avuto per 27 anni la tessera di un partito, poi me l'hanno tolto, io non me lo sono tolto, me l'hanno tolto, e da quando è nato ho la tessera di Sinistra Ecologia e Libertà. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, io mi ritrovo molto su anche ricordare il passato. Dico al Presidente dell'Umanità, sei importante per me per un semplice fatto, perché tutto quello che Urbano andava dicendo, ovvero sia il ricordarsi di quello che è stato fatto durante l'alluvione, del fatto che alla Montagnola c'è una scuola, del fatto che a Villa Strozzi non c'è un albergo a 5 stelle, voleva dire fare politica, e facevamo politica tutti i giorni, perché a quei tempi la politica si faceva tutti i giorni. Poi dagli anni 80 abbiamo cominciato a fare politica solo durante la campagna elettorale, nel 2013 non abbiamo fatto nemmeno politica durante la campagna elettorale, e non mi riferisco agli eletti oggettivamente, ai candidati, perché i quali oggettivamente si sono spesi in questa campagna elettorale. Il successo di Grillo, certo, abbiamo lasciato completamente le piazze, dicendo che siccome era febbraio la gente aveva freddo e quindi nelle piazze non ci sarebbe stata, quando poi abbiamo fatto una sola manifestazione a Milano ed eravamo tutti contenti perché avevamo visto una piazza piena. Questo ne ha fatte tre o quattro e ha stracciato la grande manifestazione di Milano. Ecco, che cosa fare? Io oggettivamente dico, da questi risultati elettorali io mi sarei aspettato una proposta innovativa, ma una proposta innovativa che vedeva il Movimento 5 Stelle partecipe. Per esempio, quanti sono i punti che
possano vedere coinvolti il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e SEL. Sono 2, 3, 4, 5, quanti sono? Per esempio, il reddito di cittadinanza, che era anche una proposta di Sinistra Ecologia e Libertà, per esempio. Certo, in Sinistra Ecologia e Libertà, però, al di là degli statuti, c'è anche il diritto di cittadinanza, cosa che il Movimento 5 Stelle invece non vuole. E bisogna dirle queste cose. Per esempio, è giusto che i grillini vadano a cercare e a spulciare tutte le spese inutili, ma quando io vedo che qualcuno è andato a considerare anche costi inutili i viaggi ad Auschwitz dei nostri studenti, ecco, io credo su questi punti non possiamo essere d'accordo. Io solamente, siccome si fa molto riferimento all'umiltà, abbiamo visto in streaming un incontro fra fra la cittadina Lombardi e il presidente incaricato, e la strafottenza, la supponenza di questa persona che gli diceva: mi sembra di essere una puntata di Ballarò, forse gli sarebbe piaciuto più essere a servizio pubblico o a Porta a Porta. Io premetto che sono, diciamo, votato Movimento 5 Stelle per la prima volta, giustamente quest'anno, mentre alle comunali avevo fatto un voto, diciamo, mezzo e mezzo. Diciamo, mi è venute due riflessioni parlando con altre persone che hanno votato PD o comunque colleghi, amici. A Firenze si sa più o meno, diciamo, tira da quella parte. E loro mi dicono, premetto, sarei d'accordo ad aver formato un governo, aver dato la fiducia e poi aver tenuto sulle strette magari il PD perché rispettasse i punti che aveva detto. Perché poi formare un governo poi è molto facile poi sviare, mettersi d'accordo con altri partiti o partitucci e staccarsi dalla via, e poi il Movimento 5 Stelle passa come quello che ha dato la fiducia e poi dice: ha visto, sono messi d'accordo, mi facevano tutti gli altri. Però io sarei stato d'accordo a mettere dei punti fissi e dire: bene, i punti sono questi, dobbiamo rispettarli, altrimenti cade il governo. Però poi mi vengono due riflessioni da fare, e la prima è: se ci fosse stato, perché si dice che il governo, che abbiamo bisogno di un governo e che ci bisogna fare responsabilità, e sembra che il Movimento 5 Stelle non la prenda. Ma se ci fosse stato il PDL al posto del Partito Democratico, visto che i punti del programma a volte sono simili sia col PD che col PDL, tutte le persone stasera vogliono che si voti la fiducia. L'avrebbero voluto lo stesso e dare un'altra volta al PD, al PDL in mano il paese? Perché mi viene, però chiunque critica il Movimento 5 Stelle perché non dà la fiducia deve pensare che per un 1% ci poteva essere il PDL al suo posto. E allora sarebbe stato infamato lo stesso il Movimento 5 Stelle da tutte le persone del PD? E soprattutto, un'altra cosa mi è venuta con una persona del PD che fa parte attivamente. Lui mi ha detto esplicitamente: ma se voi del Movimento 5 Stelle prendevate il 10%, non vi si cavano in distriscio. Scusate la parolaccia. E mi viene da dire: ma allora perché noi bisogna dare la fiducia? Far costituire un governo al PD quando, se non avesse avuto bisogno, non sarebbe venuto a cercarci? E soprattutto, magari, anche mi viene da pensare, la Boldrini di Sel magari non avrebbe fatto tutta questa pubblicità dimezzandosi lo stipendio se il Movimento 5 Stelle non fosse entrato in Parlamento per la prima volta. Attualmente sono ricercatore e docente, anch'io lavoro all'università e sono anche il babbo di due bambini che insieme alla nostra famiglia frequentano insieme anche altre famiglie frequentano gli spazi che la comunità mette a disposizione di tutti. E in particolare volevo dire una cosa, mi viene in mente con quello che si è fatto domenica scorsa proprio con le famiglie. Noi ci si ritrova ogni tanto con le famiglie insieme alle altre della comunità e proponiamo degli argomenti. Abbiamo il più possibile cercato di condividere fra adulti e bambini in un intreccio, appunto, si diceva prima, tra generazioni. Allora, il tema che abbiamo scelto l'altra volta, domenica scorsa, è la conoscenza e di quanto la conoscenza ci rende liberi. Mi viene da riflettere su questa cosa perché io credo che stasera si sia fatta conoscenza, cioè si sia costruita conoscenza e anche consapevolezza. Dentro a tutti quegli aspetti anche conflittuali di cui si parlava fin dall'inizio, c'era qualcuno che diceva: guardate, all'isolotto, quando si parlava della memoria, non è che ci siamo voluti sempre bene, ci siamo anche tirati delle belle mazzolate quando c'era bisogno, nel senso che anche attraverso i conflitti che talvolta
sono stati aspri, si è costruita conoscenza. Quindi mi viene da mettere in relazione l'esperienza che abbiamo fatto domenica con i nostri figli e insieme a altri con questa occasione interessante e importante. Si diceva prima anche della rilevanza di trovare dei nuovi modi di fare politica. Allora, dalle cose che ho sentito dire, per esempio vedo te e penso a quello che tu hai detto riguardo a insieme si può qui, anche se nella conflittualità, anche se ogni tanto qualche voce dice ma voi perché no, però si cerca veramente, c'è questo entusiasmo. Io ho sentito gli interventi di questi due ragazzi, di lui e mi sono piaciuti tanto, pur nelle loro differenze. Quindi insieme si può, sembra che si possa fare qui, insieme non si può nelle stanze delle istituzioni. Allora, provocatoriamente voglio lanciare questa cosa e chiudo. E se fosse un modo innovativo di far politica quello di strutturare questo muro istituzionale che ci impedisce di fare le cose dentro e di poterle fare fuori? Allora, vi chiedo questo e la riflessione che faccio la voglio fare insieme alle parole di Giorgio Gaber, perché Giorgio Gaber ci è particolarmente caro e noi qui nella comunità cantiamo spesso la canzone La Strada. Non so se la conoscete, è una canzone molto bella, c'ho la chitarra, la prossima volta... No, l'ho staccato subito, però la conoscete La Strada, è nota. La frase dice: bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. E se questo Parlamento si spostasse sulla strada e se si provasse in qualche... Mi rendo conto che è una provocazione che chiaramente trova il tempo che trova, però studi scientifici e esperienze politiche che dimostrano che è possibile. Allora sì, quindi io dico e se davvero si provassero a sperimentare queste cose anche voi in maniera rivoluzionaria, volete dire che ci sa da perdere una situazione di questo tipo, no? Dove mi sembra che ci sia un impasse dentro ma fuori c'è una convergenza notevole, perché quello che tu dicevi appunto, se la c'è anche dentro, ma saranno queste stanze. Va bene, io dico torniamo sulla strada e nella piazza per conoscere chi siamo.